Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta risottata pomodoro e basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono olio evo, basilico fresco, aglio, pomodorini tagliati in quarti, acqua, dado bimbi, sale e pasta corta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, l'aglio e l'olio. Le facciamo tritare per 3 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pomodorini. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Il dado. Il sale e facciamo cuocere per 8 minuti 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta. Mescolare con la spatola. Aggiungiamo e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta, andiamo a impiattare. Pasta risottata, pomodoro e basilico. Grazie e alla prossima ricetta.